Buongiorno da Cucina Bioevolutiva! Oggi prepareremo due ricottine raw. Teniamo a precisare che trattandosi di ricotte crudiste, la procedura per prepararle è completamente diversa dalle ricotte della cucina tradizionale, dove il siero viene ricotto, da cui appunto il nome ricotta. Quella che prepareremo è semmai una ricruda. Per quanto riguarda l'attrezzatura, ci occorre un mixer oppure un frullatore molto ma molto potente, un contenitore di vetro con relativo tappo a chiusura ermetica e un tappo realizzato in tessuto che sia quindi minimamente traspirante. Due fuscelle da ricotta che ci serviranno sia per far colare il siero sia per dare la forma alle ricotte. Due bicchieri o contenitori da apporre sotto le fuscelle per raccogliere il siero. Passiamo ora agli ingredienti. Per le due ricotte ci occorrono 250 g di mandorle reidratate per 6 ore e private della pellicina, più 250 ml di acqua non clorata. Le mandorle vanno pesate prima dell'ammollo. Una capsula di polverina di probiotici vegan, i probiotici vegan li potete acquistare negli shop online. Potete usare anche altre colture probiotiche, i grani di kefir d'acqua per esempio, quello che preferite. Poi abbiamo sale marino integrale o rosa dell'Himalaya, un cucchiaino raso, e la scorza grattugiata di mezzo limone. Per la ricotta aromatizzata alle erbe aggiungeremo un mix di erbette aromatiche. E infine un quarto d'aglio fresco. Passiamo alla preparazione. Primo step, frulliamo le mandorle reidratate e spellate assieme all'acqua e alla polvere probiotica, quindi apriamo la capsulina e facciamone cadere il contenuto nel frullatore. Versiamo il contenuto della frullata nel contenitore di vetro chiuso con un tappo minimamente traspirante come questo in tessuto. Lasciamo fermentare dalle 6 alle 8 ore a temperatura ambiente tra i 20 e i 26 gradi. Secondo step, la ricotta a questo punto la possiamo mettere in frigo per altrettante ore. Dobbiamo chiudere però questa volta il contenitore ermeticamente. Terzo step, trasferiamo il composto nel contenitore del mixer e frulliamo con il sale e la buccia di limone. Preleviamo metà ricotta e iniziamo a riempire la prima fuscella. Il sale agevolerà il rilascio del siero. Mettiamo il coperchio e conserviamo in frigo. Quarto step. Beh, che dire, le ricottine sono pronte, le vedete? Eccole qua, sono passate 36 ore, le ricottine hanno ceduto il loro siero, quindi sono pronte e possiamo passare alla presentazione. Le ricotte, o meglio le ricrude, sono pronte.